Professoressa Mira, come si può coniugare la matematica con la magia? Ci sono tantissimi giochi di prestigio che sono basati su principi matematici. La prima raccolta in questa direzione è di Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro. Siamo alla fine del 1400. Nel suo De Viribus Quantitatis, letteralmente vuol dire le proprietà dei numeri, ma mi piace pensare la forza e la potenza dei numeri, raccoglie tutta una serie di giochi di prestigio basati su principi matematici, topologici, geometrici, ma anche chimici e fisici. Da lì è partita una tradizione che usa la magia grazie alla regolarità della matematica, e come espediente educativo è potentissimo per i ragazzi, che vengono attratti dal prestigio e poi vogliono capire la matematica che sta dietro il gioco di prestigio per poterlo riprodurre, e quindi si innesta questo gioco molto bello e una partecipazione incredibile.